Padre Benedetto Nardella, al secolo Gerardo Nardella, 1872-1942, era un uomo dal carattere mite e dall'animo affettuoso e sincero, molto amante della santa orazione e della povertà. Conobbe Padre Pio il 25 aprile del 1903 a Morcone, ma le loro relazioni si intensificheranno dopo che Padre Benedetto, divenuto provinciale, dovette occuparsi della situazione di Padre Pio, costretto a vivere fuori convento. Convinto testimone dei doni mistici di Padre Pio, Padre Benedetto si sforzò di mantenerli segreti finché gli fu possibile. Quando poi la notizia divenne di dominio pubblico, si adopererà con prudenza ed energia per circoscrivere la pubblicità e ricondurre gli avvenimenti alle loro giuste proporzioni, ammonendo con toni energici a non permettere e volere che le cose divine siano portate in piazza. Contemporaneamente alle attività di governo e forse al di sopra di tutte le sue attività, Padre Benedetto eserciterà con impegno l'apostolato della sua direzione spirituale, sin da giovanissimo, ricercato non solo dai laici, ma anche dai religiosi e dai sacerdoti del clero diocesano. Padre Pio fu tra i suoi figli spirituali, diretto ininterrottamente, dal 1909 al 1922. Ma nonostante sia stato un direttore competente, discreto e prudente, il suo comportamento di padre spirituale verrà messo in cattiva luce, tanto che Padre Pio riceverà l'ordine di interrompere ogni comunicazione con lui. Il 2 giugno del 22 si viene a conoscenza che gli eminentissimi e reverendissimi signori cardinali, inquisitori generali del Sant'Offizio, hanno giudicato che il Padre Pio debba d'ora innanzi avere un altro direttore spirituale, diverso dal Padre Benedetto da San Marco in Lamis, col quale ultimo interromperà ogni comunicazione, anche epistolare. Padre Benedetto dichiarò la sua sottomissione agli ordini emanati per mezzo del Padre Provinciale Padre Pietro da Ischitella. Non si sarebbero mai più incontrati né scritti, e l'epistolario, commovente fusione di pensieri teologici e mistici, verrà interrotto per sempre da questo divieto. Padre Benedetto morirà il 22 luglio del 1942, settantenne, nel convento di San Severo, di cui fu superiore, dove fu mandato come guardiano nel 1934 per riaprirlo degnamente, dopo che era stato chiuso dalla soppressione del 1866, e riaprire al culto anche la Chiesa delle Grazie. Nel cimitero di questa cittadina riposerà, nella Cappella del Carmine, sino agli anni Ottanta, quando per iniziativa dei padri Pietro Tartaglia e Riccardo Fabiano verrà traslato nella Cappella dei Genitori di Padre Pio, presso il cimitero di San Giovanni Rotondo. Oggi il convento dei Frati Minori Cappuccini di San Severo, a qualche chilometro da San Giovanni Rotondo, ospita la biblioteca a lui intitolata. Proprio da questa biblioteca intitolata Padre Benedetto Nardella vogliamo cominciare con voi, cari amici di Teleradio Padre Pio, questo appuntamento dedicato ai suoi confratelli. In questo itinerario, in questo percorso ci aiuterà la dottoressa Marianna Iafelice, laureata in beni culturali, indirizzo beni archivistici e librari. Ben trovata e grazie innanzitutto. Grazie a voi, buonasera. Ecco, noi ci troviamo in questa biblioteca che raccoglie dei testi significativi, particolari, dedicati a San Pio. Sì, questa è una delle quattro biblioteche della provincia dei Cappuccini, la provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio, insieme a quelle di Foggia, di Campobasso e alla sala lettura di San Giovanni Rotondo.
È una biblioteca specializzata in testi di teologia, mistica, spiritualità, storia locale, quindi raccoglie tutti i testi sulla storia della Capitanata e della Puglia in generale e soprattutto accoglie il fondo Padre Pio da Pietrelcina. Noi abbiamo tutti i libri pubblicati a livello mondiale su Padre Pio, dalle prime edizioni, quelle del 22, del 24, del 26, alle ultime pubblicazioni. È una biblioteca che accoglie anche il fondo dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Beata Vergine del Soccorso di San Severo, per cui ci dedichiamo agli studenti di questo istituto e forniamo consulenza bibliografica per le loro tesi di laurea. Ecco, Marianna, proprio con te vogliamo cominciare questo itinerario, proprio perché dal marzo del 2009, il 2009, anche Voce di Padre Pio ha cominciato a prendere in considerazione una rubrica tutta dedicata ai confratelli. Ed abbiamo qui il numero che apre un po' questa rubrica dedicata ai confratelli e che Teleradio Padre Pio vuole anche riprendere. Già nel marzo 2009, come anticipavamo, cominciavi a scrivere questi articoli. Innanzitutto, come è venuta questa idea? Questa idea nasce, allora fondamentalmente io mi occupo anche della rivista Studi su Padre Pio e leggere di questi confratelli ha significato un po' conoscerli. Ho imparato a conoscere i loro volti, ho imparato a conoscere le loro scritture, ho imparato a conoscere le loro frasi, le loro espressioni. E la curiosità e soprattutto la voglia di farli rivivere, perché io li ho considerati subito delle anime accanto a Padre Pio, e la voglia di far rivivere le loro storie, le loro vicende, le loro sofferenze, le loro gioie. Ho imparato a conoscerli, ho imparato a conoscere le loro scritture, le loro espressioni. Sono uomini che hanno sofferto, hanno vissuto, hanno gioito accanto a Padre Pio e credo che sia importante ricordarli e farli rivivere attraverso quelle che sono le loro testimonianze. Padre Paolino, al secolo Francesco di Tommaso, nacque il 4 ottobre del 1886. Entrò nel noviziato dei Cappuccini il 10 agosto del 1901 e divenne sacerdote l'11 ottobre del 1908. Morì a San Giovanni Rotondo il 31 ottobre del 1964. Grande oratore, grande predicatore. Amò la provincia quasi fosse una sua creatura e la onorò con lo spirito fraterno e paterno che lo ha distinto. Ricoprì le cariche di insegnante, rettore dello studio interprovinciale di Chiaravalle Centrale, vicario, guardiano, lettore e ministro provinciale per due volte. Descrisse le sue relazioni con Padre Pio in un ampio studio monografico, edito e commentato con l'aggiunta delle lettere di Padre Pio da Padre Gerardo di Flumeri. Le mie memorie intorno a Padre Pio da Pietrelcina. Memorie che furono stese tra il 1954 e il 1956 ed abbracciano circa mezzo secolo, dal 1908 al 1956, ma prevalentemente riguardano quei pochi anni passati assieme a Padre Pio nel convento di San Giovanni Rotondo. Oggi cominciamo da un frate che ha occupato anche un particolare ruolo all'interno della vita di Padre Pio, Padre Paolino da Casa Calenda. Ecco, che posto, che ruolo aveva, soprattutto nei primi anni di vita di questo giovane frate cappuccino? Padre Paolino è stato il fautore del trasferimento di Padre Pio a San Giovanni Rotondo. Siamo nell'estate del 1916, le condizioni fisiche di Padre Pio facevano temere il peggio, l'estate era molto calda, c'era la necessità di trovare un convento dall'aria più salubre dove poter portare Padre Pio. Padre Paolino ha quest'idea e lo porta con sé, siamo nel luglio del 1916, la fine di luglio del 1916, lo porta con sé alcuni giorni a San Giovanni Rotondo.
Padre Pio ritornerà agli inizi di settembre dello stesso anno, deve rimanere pochi giorni, non si sarebbe più allontanato da quel convento, dal paese garganico. Ecco, quando si conobbero la prima volta? Loro si conobbero nel 1908. Nel 1908 era la fine di novembre e si conobbero a Montefusco. E praticamente il loro incontro viene ricordato da padre Paolino. Lui dice: io non ricordo che cosa ci siamo detti, ricordo solo che padre Pio aveva un fazzoletto di seta al collo per comunque salvaguardare la gola. Padre Pio in una lettera scriverà: dopo aver trascorso 15 giorni felicemente insieme a padre Paolino, quindi sottolinea quel felicemente, padre Paolino poi è stato destinato a Sant'Elia e praticamente si sono separati. Che tipo di rapporto esisteva tra loro? Era un rapporto di amicizia fraterna, sincera, ed è stato un rapporto che è cresciuto e aumentato con gli anni, non è venuto mai meno. E a questo proposito voglio ricordare un interessante studio proprio di padre Antonio Salvatore, che è stato pubblicato sulla rivista Studi su padre Pio, che del 2007, in cui padre Antonio analizza in maniera dettagliata la nascita di questo rapporto, l'evoluzione di questo rapporto che è stato di amicizia fraterna. Mariana, ci puoi parlare della personalità di padre Paolino? Vero che era molto goloso. Era molto goloso, ma era un uomo molto bonario, molto affabile, molto gioioso. Era un uomo che tendeva a risolvere i problemi degli amici, dei confratelli, soprattutto ad ispirare fiducia, a dare coraggio. È sintomatico, è molto bello che lui, per esempio, approfitta delle lettere che padre Pio scrive a padre Agostino e postilla alla fine di ogni lettera, quando padre Agostino era al fronte, delle frasi di incoraggiamento, di saluti, delle preghiere. Era un uomo, come ho detto, era un bravo organizzatore, un uomo determinato. A questo proposito mi piace ricordare anche un piccolo episodio. Si trovava con la sorella nella foresteria del convento e padre Pio li saluta, li vede uscire e vede entrare un uomo anziano vestito con gli abiti d'altri tempi. E padre Pio si avvicina, gli chiede chi è, quest'uomo gli dice nome e cognome, ma dice: io ho avuto il permesso dal Padre Eterno di chiedere una messa per abbreviare il mio purgatorio. Padre Pio si sa spiegare la sua situazione, dice: io sono morto in questa stanza quando era ancora un ospizio per anziani. Padre Pio nei giorni successivi cerca di indagare con padre Paolino e chiedere se sapeva di un uomo morto, ustionato in convento. Padre Paolino a un certo punto si ferma e costringe quasi padre Pio a spiegargli tutta la situazione. Padre Paolino a questo punto si fa dare tutti i dati di quest'uomo, va in municipio all'ufficio anagrafe e scopre che anni prima un uomo con i dati corrispondenti a quelli che padre Pio aveva fornito era effettivamente morto, ustionato in quella stanza. Quindi un uomo molto determinato, ma come dicevo, molto goloso. C'è un altro episodio molto bello che riguarda il fegato di maiale, di cui sia padre Paolino che padre Pio erano molto ghiotti. E un giorno al refettorio padre Paolino porta questo fegato che aveva ricevuto in dono. Pensando che padre Pio non ne potesse mangiare, non gliene offre. Padre Pio non riesce a chiedere al confratello un pezzettino per assaggiarne e quasi piange perché sente l'odore e non vuole chiedere, ecco, di questo fegato. Alla fine del pranzo padre Paolino si avvicina, cioè: padre Pio, potevi mangiarne un pezzettino anche tu? Padre Pio, quasi piangendo, dice: sì, lo potevo mangiare. Padre Paolino è rimasto così male che ogni tanto gli faceva arrivare del fegatino di maiale da fare alla brace, perché si è talmente dispiaciuto che lo ha preso un po' come... cioè, lo ha ricordato sempre questo episodio e quindi di conseguenza gli faceva pervenire del fegatino da poter mangiare tranquillamente. Con Mariana, ricordiamo ai nostri amici che ci seguono da casa che possono insieme con noi e con te soprattutto
rileggere la storia di Padre Paolino da Casa Calenda sul numero di Voce di Padre Pio che ho tra le mani del marzo 2009, proprio perché, ricordiamolo, dal 2009 è cominciato questo racconto dedicato ai confratelli, queste anime accanto, come tu spesso li definisci, e che, su cui hai tenuto una conferenza all'interno di un convegno tenuto proprio qui a San Severo e dedicato alla spiritualità di San Pio da Perelcina, convegno che, ricordo, è stato organizzato proprio dalla rivista scientifica Studi su Padre Pio. Ne approfittiamo, anche questa è la sede della rivista scientifica, quindi ne approfittiamo anche per salutare e ringraziare il direttore Padre Luciano Rotti. Ecco, leggo su questo articolo che tu hai firmato su Voce di Padre Pio: Padre Paolino visse diverse situazioni ordinarie e straordinarie accanto a Padre Pio, poi annotate in un libro di memorie. Sì. Ecco, Padre Paolino era il guardiano del convento in quell'anno importante che ormai noi ricordiamo a memoria, quella data, quel 20 sì. settembre, quel 1918, che ci è entrato soprattutto per la grande famiglia di Padre Pio e che spesso rileggiamo nelle pagine dell'epistolario. Ecco, Padre Paolino era il guardiano. Era il guardiano e quella mattina, la mattina della vigilia della festa di San Matteo, non era in convento. Non era in convento perché si era recato nel vicino santuario di San Matteo, appunto dei frati minori, per aiutare nelle confessioni. Seppe della stigmatizzazione di Padre Pio solo alcuni giorni dopo dalla signorina Campanile. E la sua reazione fu di estrema incredulità. Addirittura nelle sue memorie scrive: io mi misi a ridere forte, ma non perché non credevo nell'impossibilità del fatto in sé, ma perché non credevo che ciò fosse proprio accaduto. E si raccomanda alla signorina Campanile di comunque non divulgare la notizia, anche se poi aggiunge: nel momento in cui ho fatto questa raccomandazione mi sono subito reso conto che era una raccomandazione inutile, anche perché poi aggiunge: le donne non sono fatte per mantenere i segreti. E quindi la notizia ormai era già divulgata. Ecco, Padre Paolino, così come tanti altri frati cappuccini, i suoi confratelli, hanno vissuto le gioie e i dolori di essere accanto a Padre Pio da Pietrelcina. Ecco, un giorno venne trasferito. Sì. È stato accusato di aver affrontato con troppa leggerezza il caso, tra virgolette, Padre Pio. È stato accusato di aver fomentato un mercato intorno a Padre Pio e insieme a Padre Raffaele da San Giovanni Rotondo sono stati trasferiti. L'incarico è stato trasferito come precettore a Gesualdo. E lui dice: io ho raccolto tutte le mie robe, ho preso i libri che mi servivano, quelli necessari per l'insegnamento, ho salutato tutti gli altri confratelli e infine ho salutato Padre Pio. Ci siamo abbracciati, Padre Pio è sceso per andare in chiesa a confessare e io mi sono diretto e sono uscito da quella porta dalla quale tante volte sono entrato e sono uscito, solo che ora uscivo e per non sapere quando sarei rientrato. Padre Paolino, successivamente a questo episodio, i primi anni in cui è stato a Gesualdo, questo ce lo dice padre Alessandro Daripa Bottoni, ha subito un forte esaurimento nervoso da cui si è ripreso molti anni dopo. E successivamente Padre Paolino ha partecipato alla costruzione del convento di Campobasso, ha contribuito alla costruzione di quello di Cerignola, è stato provinciale eletto prima nel 1944, una volta successiva nel 1947, plebiscitariamente si trova nei documenti, per cui comunque è stato un uomo sempre molto, molto attivo. Ecco, Padre Paolino rientra in quella che è ormai definita la categoria dei confratelli scrittori di San Pio da Pietrelcina. Qui abbiamo le mie memorie intorno a Padre Pio, nella collana Testimonianze, dove appunto si racconta. Lui racconta la sua storia. Sì, Padre Paolino scriverà della stigmatizzazione di Padre Pio 38 anni dopo.
Quindi incomincia a redigere queste memorie a partire dal 54 e le concluderà nel 56, le incomincia a Cerignola e le conclude a San Giovanni Rotondo. Abbracciano un arco di tempo che va dal 1908 al 1956, anche se poi fondamentalmente il periodo, il nucleo centrale di queste memorie riguardano il periodo in cui hanno vissuto comunque insieme. Sono fondamentali perché lui dice io incomincio a scriverle affidandomi al debole filo della memoria, infatti contengono delle sviste e delle inesattezze, che però sono sviste e inesattezze nel momento in cui sono state pubblicate nel 78, sono state tutte comunque corrette dall'editore padre Gerardo Di Flumeri. Perché scrive queste memorie? Lui dà delle motivazioni nell'introduzione, per la gloria del Signore, per l'edificazione delle anime, perché voleva evitare la ricostruzione degli avvenimenti intorno a Padre Pio di quelle persone che le facevano soltanto basandosi sui si dice e sui ricordo, e soprattutto perché comunque voleva giustificare e spiegare alcuni comportamenti personali e comunitari adottati in quegli anni. Padre Gerardo dice che sono una testimonianza fondamentale non solo perché sono una testimonianza storica, ma perché sono stati scritti comunque da un amico e sono stati scritti con il cuore. Sfogliando le mie memorie intorno a Padre Pio, c'è una foto di Padre Paolino che ci sintetizza un po' in questa didascalia 1886-1964. Marianna, ecco, studiando, riprendendo i suoi scritti, raccogliendo tutte le diverse informazioni su di lui, qual è la tua opinione? Che cosa ti ha impressionato, oppure che cosa ti ha colpito di più di questo frate cappuccino? Ma forse è proprio il tipico frate cappuccino, bonario, scherzoso, dalla battuta sempre pronta, col sorriso sulle labbra, ecco, la persona che ti sa incoraggiare, che ti sapeva dare una parola di conforto. È anche la battuta facile magari, quindi il cappuccino proprio sorridente, quello gioioso, quello che ti sa stare accanto in maniera vivace, calda. Stile francescano, sì. Ecco, stile francescano cappuccino. Bene, noi ti ringraziamo, Marianna, per averci dato la possibilità di approfondire questa figura di frate cappuccino, questo confratello di Padre Pio che ha comunque ha segnato particolari anni della vita di San Pio, che abbiamo anche, che tu stessa ci hai ricordato, vedi la stigmatizzazione, lui era all'epoca guardiano. Noi ti ringraziamo, il nostro cammino, il nostro itinerario continuerà con altri frati cappuccini, e ricordiamo ai nostri amici che ci seguono attraverso Teleradio Padre Pio che possono comunque sfogliare le pagine Voce di Padre Pio già dal marzo 2009, riprendendo, o allo stesso tempo possono consultare il sito internet www.vocedipadrepio.com, dove in formato PDF, selezionando l'anno e il mese, potranno scaricare, così leggere e tenersi ben informati sul racconto che fai di tutti i frati cappuccini prendi in considerazione, che sono stati accanto a Padre Pio, come ci hai ricordato, condividendo gioie e anche dolore. Grazie ancora. Grazie a voi, buonasera.